Eccoci buon pomeriggio siamo di nuovo in diretta dopo qualche giorno di pausa per me, ma non per i video perché ci ha pensato la Eli domenica scorsa. Sembra passata un'eternità dall'ultimo video che ho fatto invece, e invece eh, sono passati solo tre giorni. Quindi, ok Iniziata ad arrivare Ricominciamo oggi i video in diretta Quindi ci saranno oggi che è martedì, mercoledì, giovedì Venerdì che è primo maggio Facciamo un'altra pausina E poi sabato e domenica Ciao, ciao Raffa Ciao Mami E c'è cioè la mia mamma um, Oggi parliamo di uh, Partial Cutting in inglese o taglio parziale, Ciao ciao a chi sta arrivando? Ciao a tutti, ciao anche a chi eh, non leggo i commenti perché, come sapete, non riesco bene a vederli tutti, non so perché, non sono riuscita a capirlo, nemmeno internet riesce a darmi una spiegazione, quindi io saluto chi, chi vedo, poi gli altri messaggi, come sapete, li, li recupero alla fine. Ciao, ciao Manu. Uh, quindi taglio parziale cosa vuol dire? Vuol dire che al posto di tagliare una fustella così com'è andiamo a uh, usare diversamente i piani della Big Shot, ciao ciao Simona, e, um, li usiamo diversamente in modo che non si ottenga un taglio completo ma un taglio parziale, ciao ciao Fede, ciao Massimo, ciao Giulia, che bello! Eh, grazie per essere qui, buon pomeriggio a tutti. Dicevo, tagliamo eh, solo una parte. Ci sono due modi per farlo, che poi andrò a farvi, a farvi vedere. Questo, per esempio, è eh, un taglio ottenuto da queste due fustelle, che sono le fustelle della Magnolia di moda Scrap, uniti a un quadrato che adesso non ho qui a portata di mano. Quindi per un pezzo ho tagliato il quadrato, per l'altro pezzo ho tagliato l'intero della magnolia. Vedete che è un pezzo unico tra il quadrato e eh, il gambo del fiore o la corolla del fiore. E questo appunto viene definito in inglese taglio parziale. E serve per fare degli effetti molto interessanti e comunque... Per ottenere ancora di più delle nostre fustelle, che come sappiamo, possono tagliare, possono imbozzare, come abbiamo visto l'altro giorno e possono anche creare questi, questi effetti ancora più particolari. Ciao ciao lorene ciao Maria Stella. Quindi eh, dicevo, ci sono due modi per, eh, per fare per utilizzare questa, questa tecnica. La prima è creando una specie di etichetta che abbia due elementi eh, nel taglio, come in questo caso. Quindi, qua sono tre, ma comunque mettiamo che l'elemento fiore è uno e il quadrato è, diciamo, la, la forma base della nostra etichetta. Quindi abbiamo usato due fustelle per creare un unico elemento staccato rispetto al nostro biglietto. L'altro effetto che possiamo ottenere invece è che quella parte che noi abbiamo tagliato solo per un pezzo rimanga attaccata al nostro biglietto e dopo vedremo anche lì come fare ciao ciao Joe, ciao Anna io inizierei così nel frattempo tanto poi parlo parlo e ripeto anche quindi nel frattempo hanno, hanno tempo di arrivare anche le altre persone vi faccio vedere eh, appunto questi, questi due modi differenti Partiamo dal primo, che è lo stesso, è la stessa tecnica che ho usato qui. Quindi quella di creare un elemento staccato dalla nostra card che abbia l'unione di due fustelle in una, sola ehm, in una sola fustellata. Che bello Lorena! Poi ci farai vedere cosa, cosa hai preso e cosa farai, cosa realizzerai. Mi sposto un attimino le mie fustelle. Queste fustelle sono molto belle perché hanno il pieno che è tipo questi due fiori che sono quelli che ho usato per l'etichetta e poi hanno il loro dettaglio tutto così lavorato con tutti questi buchi che sono questo che è quello di, di questo pieno e invece questo con la foglia che è di questo qua ne vediamo un'altra che ha lo stesso eh, meccanismo che è la primula che ha il pieno. Ciao Lucia, ha il pieno che è fatto così e che serve anche per ritagliare i timbri. Ciao, ciao Giorgia, sono contenta che ti piaccia. E questo qui, che è il suo motivo lavorato, che vi anticipo perché me lo sono tagliata per portarmi avanti. Realizza questa fustellata. Ok. Quindi questo per adesso non ci serve. Ci serve una forma base e un'altra forma che decidiamo di utilizzare, che può essere un fiore, una foglia, comunque un, un, una fustella che non sia troppo piccola, perché sennò è difficilissimo realizzare questo effetto. E vi do un consiglio, mh, questa tecnica è più facile con eh, le figure che hanno i lati dritti, quindi ehm, quadri, quadrati e rettangolari. Eh. Parlo oggi, si vede che mi sono disabituata. Eh, rettangoli e quadrati è più facile perché è possibile farlo col cerchio, ma è molto più laborioso. Ciao, ciao a tutte, mi sto attrezzando per provare. Brava Stefania, poi facci sapere, facci vedere quello, quello che realizzate, che siamo sempre super curiose. Allora, smetto di chiacchierare. E vado a prendermi un pezzo di, di carta che possa contenere più o meno questo ingombro, quindi questo rettangolo con un pezzetto del, della fustella della primula. Nel caso qualcuno si fosse preoccupato perché non mi vedeva più utilizzare tanto il rosa, oggi ho uno dei due cartoncini rosa. Mi misuro più o meno l'ingombro. Aspettate, che Allora poniamo di volerlo mettere così, ok, è più o meno 13 quindi mi vado a tagliare un pezzo da 13 per 13 per 13, è un quadrato. Questa tecnica è una novità, no, non l'ho inventata io, non è una novità, però. Um, io l'ho usata qualche volta e siccome ci sono state delle richieste, noi siamo qui anche per accontentare chi di voi ci chiede di utilizzare qualche tecnica o qualche prodotto. Allora, oggi facciamo questo. Mi sono tagliata un quadrato 13x13, la misura è assolutamente indicativa, nel senso che avrei potuto tagliarlo anche con le forbici. Vado a prendere, no, prima. Aspettate, che dobbiamo fare un altro passaggio per essere sicuri. Vado a posizionarmi la mia, eh, il mio rettangolo e lo posiziono con anche un pezzettino di, di washi. Ok, e più o meno la posizione in cui voglio mettere la primula quindi. Mettiamo caso che io la voglia mettere così. Prendo sempre il mio washi e prendo e vado a tenermelo posizionato uno e due. Ok, adesso con una matita bene monia grazie sono contenta ehm, vado a tracciarmi il lato esterno del, della fustellata che dovrà venirmi fuori questo mi servirà come riferimento per andare a tagliare precisamente poi eh, con la big shot perché quando andiamo a tagliare dobbiamo utilizzare una fustella alla volta non ne possiamo utilizzare due quindi per essere sicuri di fare un taglio preciso se ci tracciamo più o meno il contorno sappiamo bene dove posizionarli no no, no assolutamente anche perché noi non andiamo a tagliare adesso con due fustelle una sopra l'altra che non vi consiglio di fare anche perché non so neanche cosa venga fuori bene da due fustelle sovrapposte ma sono andata a tracciarmi il adesso aspetta è tutto appiccicato vado a tracciarmi semplicemente il contorno per sapere più o meno la grandezza della mia fustellata non so se, se lo potete vedere qui c'è il segno della primula e qui c'è il segno del rettangolo adesso prendo una fustella alla volta andiamo prima con quella della primula e andiamo a posizionarla esattamente seguendo la nostra traccia che abbiamo fatto adesso quindi. E posiziono adesso l'Uoshi verso l'esterno della fustellata perché um, adesso andremo a tagliarlo con la Big Shot. Così. E per sicurezza ne mettiamo uno anche qui. Ok, adesso abbiamo sempre il problema della Big Shot da far entrare in camera, però um, vediamo più o meno cosa riesco a farvi vedere da qui. Ok, piatto sotto rovinato ma eh, per adesso non, ci, non ce ne occupiamo e mm, 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 vediamo così, ok, fiore e rettangolo che io vedo iniziare qui e finire qui. Se io voglio ricavare solo la parte sotto della mia primula, vado a posizionare il lato dritto corto del secondo piatto, di quello che sta sopra. Esattamente in corrispondenza della mia traccia matita. Quindi lo mettiamo così, e vado a passare dentro alla mia Big Shot. Ciao, ciao Nadia! Ok, siccome la Big Shot taglia solamente tra i due piatti, quindi ci devono essere la sua base, che è questa qui, più i due piatti. Se io vado a sfalsare i piatti in modo che da una parte della fustellata ne rimanga solo uno, in quella parte la Big Shot non taglierà. Infatti ho sbagliato. Molto bene. Ho fatto il contrario. Nessuno me l'ha detto però, eh. Aspettate che rifaccio l'impronta perché ho messo il piatto dalla parte opposta. <coughs> Aspettate un secondino. Riprendiamo un altro pezzettino di carta e riandiamo a fare la traccia. Qualche errore, se no non va bene. Quindi rimettiamo il nostro rettangolo, così ripassiamo anche i passaggi e poi la primula sotto. Ok, e qui? No, qui la matita, e tracciamo il contorno. Non ci interessa che sia tracciato diciamo delicatamente, perché tanto la parte fuori non si vedrà se tagliate bene. Se non fate come, come stavo facendo io. Ok, ricominciamo. Mi sembra già di aver fatto questi passaggi. <ride> sì, ma così si impara meglio, l'ho fatto tre volte stamattina e ieri oggi doveva, doveva uscire così. Vabbè, comunque rifacciamo i passaggi quindi abbiamo tolto e abbiamo la nostra impronta e andiamo a posizionare la, ehm, la primula la parte che devo tagliare è questa qua quindi devo lasciare fuori l'altra parte cosa che ho fatto al contrario prima quindi mi posiziono la primula con un pochino di washi ok e riprendo la big shot quello che faccio è posizionare al contrario, quindi da questa parte, e far coincidere il lato dritto del piatto esattamente sulla mia, sul mio segno a matita. Riuscite a vederlo? Il segno è qui. Io vado fino al segno con il piatto in modo da fare una riga dritta. Ok. Scusate, mi sa che ho mosso qualcosa, non so come. Ok, adesso è venuto dalla parte giusta. Quello che ci verrà fuori è questo taglio, che come vedete non stacca il, um, il pezzo di carta. Ciao Eli! Adesso vado a prendere il mio rettangolo. Stiamoci di qua. E lo posiziono sempre seguendo ehm, la mia, eh, il mio segno a matita, ok, e così. Quello che vado a fare adesso è il contrario, <coughs> quindi prendo il mio, eh, la mia base. e vado a posizionarla in modo che non tagli l'ultima parte del rettangolo. Qua è un po' dura perché è dritta, ok. Ok. Ritolgo i washi. Vado a vedere cosa è uscito. Quello che ho in questo momento è una cosa del genere. Vado a prendere, aspettate che ho un bordello sempre attorno a me. Ok, prendo il tappetino e il cutter, oppure se volete avete il piano di, di vetro potete tagliare direttamente sul piano e vado a far coincidere questo angolo a qui esatto esatto monia si può utilizzare poi per tantissime ehm, per tantissimi scopi questo questo sistema vado a far coincidere il rettangolo con la con la primula non sono arrivata fino in fondo con il rettangolo perché altrimenti mi avrebbe tagliato anche qui una riga dritta che io non volevo perché volevo che si attaccasse all'intero della primula quindi tagliamo qui ok e andiamo ad assemblare la nostra card quindi questo lo mettiamo da parte questo anche e noi abbiamo il rettangolo unito alla primula come in questo esempio che vi ho fatto vedere avevo la magnolia unita a un quadrato vado ad attaccare in corrispondenza del pieno della primula il suo fiore, che trovo sia bellissimo, ok. La colla magari sul fiore e non sul tavolo. sono quasi avrei potuto fustellarlo col biadesivo ma ci penso sempre tutte le volte che ho già tagliato i miei pezzi ok vi piace sono contenta io trovo che questo fiore sia stupendo quindi vado a incollarlo in corrispondenza. Ok. E ho creato un'etichetta. Io con questa etichetta potrei andare a creare un'etichetta, cioè farci un buco qui e usarla come se fosse una tag. Io con questa adesso voglio andare a realizzare un'altra card, tipo quella che vi ho fatto vedere. Quindi. Prendiamo una striscia di cartoncino, lo prendiamo dall'altro lato che hai puà sempre sul rosa, gli togliamo la cimosa e tagliamo un 13 per 26 da coordinare a metà in modo che la nostra card sia quadrata per 26 da coordinare a 13 ok prendo la pieghetta e mi aiuto a ripassare la piega in modo che stia giù bene. Mettiamo un po' di biadesivo spessorato dietro al nostro pannellino. E Lorena, sì, la primula eh, quella tutta. Mh, dettagliata l'avevo tagliata prima per evitarvi il passaggio di, eh, di tagliarla che era un pochino più lungo perché bisogna stare bene a pulirla però è super facile soprattutto se avete quella spugnetta che serve per pulire le parti piccole della, della fustellata io per comunità, alcune cose me le preparo perché magari diventa noioso dopo un po' il, dei passaggi che sono chiari per tutti. Si potrebbe anche usare come tasca. Assolutamente sì, poi gli utilizzi sono veramente tantissimi. Soprattutto create delle nuove forme che non avreste se non foste stati voi a crearli giusti questi tempi non lo so e eh, create delle nuove forme che normalmente nelle fustelle non avete ok andiamo a spellicolare e incolliamo oops, alla nostra base Qui poi basta una scritta di auguri di una fustella che, che avete e la card è finita non ci vuole magari due gocci di nuvo e, e avete concluso vado a centrarla ok quindi ho la mia card eh, quadrata Vedete bene il video? Perché a me è diventato un po' scuro. Ditemi se lo vedete bene. Ecco, la Eli, ehm, grazie Eli, mi ha linkato qui nei commenti la spugnetta per, per pulire le, le fustellate, che non ho sotto mano, è un, un rullino di spugna che basta eh, passare sulla, sulla fustellata per togliere tutti i pezzettini piccoli. Ah ok, perfetto. Allora non so perché il mio video sia diventato un pochino più scuro, ma sono contenta che sia tutto a posto. Quindi abbiamo detto due modi per fare il taglio parziale. Eh, in questo caso abbiamo eh, tagliato una parte che ci rimaneva intera e non era attaccata alla card. Adesso andiamo a vedere come poter fare una card eh, usando questa tecnica, direttamente sulla base. Quindi mi procuro due pezzi. Allora tagliamo una base che potrebbe essere un 14 facciamo dal lato dei poà. 14 e mezzo. 21 ok che cordoniamo quindi a 10 e mezzo e ci facciamo un'altra base um, mm, 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 anche questa facciamo la 10 vediamo se ci sta la fustella del cerchio che mi sono portata sì quindi ne facciamo un'altra 10 x 10 un po' più piccola quindi 10 per 20 da cordonare a 10 Ok. Perfetto, quindi prendo eh, la card più piccola. Questa la utilizziamo dopo. Riprendo la mia Big Shot. E adesso prendo semplicemente una forma base che potrebbe essere nel mio caso un cerchio, ma potrebbe anche essere un ovale, un rettangolo, insomma, quello che, che vi piace. E vado senza nessuna ehm, nessuna traccia a tagliare un pezzo. Quindi posiziono il cerchio dove lo voglio e ci metto. Mio washi in questa tecnica, io normalmente non, non fermo tanto le fustelle, ma qui è meglio fermarle perché il taglio deve essere molto molto preciso. Quindi mi fermo qui e qui e vado a posizionare, vediamo se riesco a farlo entrare, il secondo piatto più o meno a metà della mia card ricordatevi io all'inizio non me ne sono ricordata che eh, la big shot taglia tutto quello che trova in mezzo ai due piatti quindi qua sotto taglierà perché ce ne sono uno e due sotto qua da questa parte non taglierà perché ce n'è uno solo quindi passo ok E vedete, se io tolgo il mio washi, lei ha tagliato solo la parte che ha trovato sotto i due piatti, quindi ho un semicerchio. Quello che bisogna fare adesso è staccarlo dalla carta che non ci interessa, altrimenti. Se vogliamo un effetto diverso? Potremmo fare una cordonatura qui in modo che questa parte si pieghi. Io voglio che vada via. Quindi prendo un righello e il cutter e vado a tagliare. In modo che mi venga via questo pezzo di carta, ok. E ho una card che ha una forma diversa dal solito chiaramente potrei scrivere il mio messaggio mh, lungo tutta la parte oppure tenerlo appositamente sotto il cerchio in modo che si crei questo effetto um, doppia faccia, double face um, tra il fronte e l'interno che sono di due colori diversi e il mio messaggio si scopra solamente una volta aperta la card ok, spero di essermi piegata bene Vediamo ancora un esempio. Questo lo posiamo un attimino. Vediamo ancora un esempio con l'altro pezzo di carta che ci siamo tagliati, quindi abbiamo una uh, base per card, oops, scusate. Una base per card rettangolare e un'altra striscia di carta che ci era avanzata della stessa larghezza del um, della base del biglietto quindi innanzitutto pieghiamo questo ok e questa è la nostra card e poi utilizziamo eh, la nostra striscia per creare un bordo un motivo che poi andremo ad aggiungere qui sopra il bordo volevo crearlo con la fustella delle foglie che è sempre di eh, moda scrap e si chiama direi caldi abbracci dopo comunque vi linkiamo tutto non sono sicurissima sul nome che ha sempre il pieno e il, il suo motivo tutto, um, tutto bucherellato come era la primula e la magnolia quindi questo entra perfettamente in questo pieno mi metto da parte quelle con i buchini e tengo qui solo i pieni vado a posizionarli in modo che abbiano un, un pattern che mi piace così diciamo che va bene e prendiamo sempre i nostri washi e andiamo a fissare le fustelle anche qui siccome non è un, um, un lavoro super preciso come era prima l'etichetta, non vado a tracciare nessun confine. Perfetto, grazie Eli. Um, dicevo, posiziono tutte le fustelle, riprendo la mia big shot. Ok. E vado a posizionarlo in modo che mi tagli la parte superiore. Io voglio che la parte inferiore delle fustelle rimanga, eh, della fustellata diciamo, non esca e rimanga attaccata al pezzo di carta sotto. Mentre sopra voglio che mi crei un bordo. Quindi, come prima, uso il lato dritto del piatto per tirare una riga dritta, facciamo così. Vedete? Ok. Vado a passare dentro la big shot. No, però devo farlo dall'altra parte perché sennò fa fatica a entrare. Ok. Lo vedete anche da qui, penso. E vado a passarlo all'interno ok la big shot la mettiamo via e vedete che ha tagliato solo quello che ha trovato in mezzo ai due piatti anche qui vado a togliere tutte le fustelle prendo il mio cutter E vado a tracciare una riga un taglio che mi permetta di staccare solamente la parte superiore. Quindi così. Ecco. Chiaramente non passo in mezzo alle foglie, cioè non tiro una riga dritta. vado a ripassare qui un attimo il bordo della foglia che evidentemente non era sotto i due piatti e quindi non l'ha tagliato bene ha fatto solo una mezza impressione e qui in mezzo tra le due foglie Bisogna arrivare bene bene fino all'angolo che altrimenti non si stacca. Che tipo di scotch? Ma uso un washi tape. L'Uisa, uno di quelli di, um, di carta. Si può usare anche lo scotch di carta, anche se per le fustellate è un po' troppo appiccicoso quindi rischia di rovinare la carta. Mi trovo meglio con. Um, con i washi se, se ce l'hai ok e voilà abbiamo creato il nostro bordo con le foglie <coughs> vado a riprendere la mia base e vedo se mi va bene così si sì, in realtà Potrebbe anche, possiamo anche abbassarlo un pochino, no? Vabbè, lasciamolo così, così qua ci sta poi una scritta. Quindi posso aggiungere le parti che ho tagliato, ehm, diciamo i vuoti, quelli che hanno tutti i buchini, e le vado ad incollare come prima per i fiori in corrispondenza delle mie foglie. anche qui delle goccine di colla o il biadesivo eh, in fogli e ups, magari un po' dritto ok e vado a finire tutto il mio bordo chiaramente io l'ho fatto con le foglie si potrebbe fare con i cuori si potrebbe fare con le stelle si può fare poi con tutte le, le fustelle che, che volete l'unico vincolo appunto è che non siano troppo troppo piccole perché altrimenti eh, è un po' difficile e devono tagliare importante che non mi ricordo se l'ho detto un pieno una figura piena per poter ottenere questo risultato perché se io avessi usato una fustella tipo questa qui anche delle foglie ma quella con i buchini non sarebbe venuto così sarebbe venuto solo un po' smangiocchiato e l'effetto non è così preciso ma con la cola non spacciuga ma in realtà no simula ne metto poca poi c'è la luva ha un grande vantaggio perché si asciuga eh, trasparente quindi non, non ci sono problemi sul, eh, sullo spatascio basta, basta metterne poca e e risolvi il problema e non so che colla usi Simona e la, um, questa qui è una colla tipo vinilica in realtà è molto più densa e eh, incolla abbastanza rapidamente e quasi tutto infatti la uso anche per attaccare i nastrini, per attaccare i bottoni incolla veramente un sacco Ah scusami, l'hai scritto, usi la, la tombo, io la tombo non la conosco. Vado ad attaccare anche il mio bordo alla card. Così. Uso sempre un pezzettino di scotch biadesivo spessorato perché mi piace di più l'effetto un pochino in rilievo. Questo è un po' grande, lo mettiamo qua. E un quadratino per questa foglia qui. Ok. Vado a spellicolare e ho quasi finito le mie card con il taglio parziale. Figurati e provaci e vedrai che per me è, è irrinunciabile. È... Faccio sempre in modo di non rimanerne senza perché la uso per tutto e incolla veramente benissimo. È difficile, anzi quasi impossibile, che qualcosa incollato con la nuvo si stacchi. Vado a far coincidere i due bordi, ok. E anche qui mi basterà una scritta per riuscire a... Scusate, per finire la, la card. Ricapitolando, abbiamo fatto questo che era l'esempio, quindi abbiamo fatto col taglio parziale un'etichetta composta da una um, fustella base, che può essere un quadrato, un cerchio, eh, un quadrato un rettangolo più facile il cerchio non è impossibile ma è più difficile perché bisogna entrare nella big shot da diverse angolazioni per poter eh, tagliare il cerchio senza tagliarlo eh, completamente e creare l'etichetta quindi se non vogliamo complicarci la vita è più facile usare i quadrati e i rettangoli quindi qui i quadrati con la fustella della magnolia e eh, la fustella di auguri che è questa qui di Coppia Creativa, questa è l'etichetta con il rettangolo e la primula. Anche qui il primo tentativo sbagliato, ma il secondo ci siamo aggiustati. E fare la, mh, tracciare i contorni della fustellata è più facile per posizionare prima una fustella e poi l'altra. La Big Shot taglia tra i due piatti, quindi dobbiamo fare in modo che quello che vogliamo tagliare sia tra i due piatti, mentre quello che non vogliamo tagliare rimanga solo nel, appoggiato al piatto, sopra, ma, eh, al piatto sotto, ma che non abbia il piatto sopra. Possiamo tagliare una eh, card che abbia una forma diversa eh, dal solito, oppure tagliare anche un bordo. Io spero di avervi detto tutto di essere stata abbastanza chiara, se non lo fossi stata, fatemi delle domande e vi rispondo subito. Ci vediamo uh, sempre domani alle 17 e tra poco vi, vi mettiamo tutti i link dei, dei prodotti se volete andare a curiosare, secondo te ne Posso andare anche con la piccolina? Um, queste qua, allora, questa sicuramente sì. Forse anche questa, ma non lo so. Aspetta, che ti misuro la larghezza della magnolia. Che è. allora, quella più piccola sicuramente ci sta. Quella più grossa misura 7 centimetri. Io adesso non mi ricordo esattamente quale sia la misura della base del sidekick. Uh, non so se Laili sia ancora in linea per dirmelo, se no te lo faccio sapere. Um... Aspettate che mi sono persa anche dei eh, Simona. Te lo faccio sapere nel caso Laili non riuscisse a rispondermi: come ho fatto a riprendere l'angolo della fustella tra gambo e testa del fiore. Questo qui, dici Massimo, questo qui, questo qui li ho inserite in tre posizioni diverse. Cioè, la prima volta, eh, che non ho qua il quadrato, mannaggia, la prima volta ho posizionato il piatto in... Aspetta, eh? La prima volta l'ho posizionato in questo senso, la seconda volta l'ho posizionato in questo senso. La terza volta l'ho posizionato in questo senso. Spero di eh, aver capito quello che mi stavi chiedendo. Ok, perfetto. Ok, eh, quindi vi saluto, vi ringrazio. Eh, e Simona... Ah ok, hai già visto la risposta. Vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao, buona serata.